Ci troviamo nell'impianto polisportivo di Via Verga ad Alcamo. Salutiamo intanto Giuseppe Lomonaco, il quale presiede una nota squadra di calcio A5 locale che è lo Sporting Alcamo. E intanto apprendiamo purtroppo di una notizia che è stata rimarcata tra l'altro dall'assessore Gaspare Benati su Facebook, assessore comunale allo sport, e vogliamo constatare di presenza i danni che sono stati provocati molto probabilmente da balordi, vandali, diciamo come definirli, non sappiamo. Qui ci sono delle telecamere intanto per videosorvegliare la zona. No, io non lo so se ci sono delle telecamere, ma voglio dire, noi usufruiamo degli impianti comunali. Diciamo che io sono costernato, veramente sono deluso, come anche tutti i nostri ragazzi qua che oggi abbiamo allenamento, che non possiamo farci la doccia, neanche spogliarci. Cioè, voglio dire, io dico su un paradosso, voglio dire, fortunatamente abbiamo noi finito le gare in casa di campionato, voglio dire, allora bene o male. Ora faremo le ultime due fuori casa, però voglio dire, venire qua il lunedì e venire presso gli impianti sportivi dove abbiamo un'affettività, che ci alleniamo qua da 15 anni, cioè è veramente una delusione, cioè vedere le docce, i bagni. Facciamo vedere subito la situazione, ed è doveroso mostrarvi gli effetti che tuttora si presentano qui a seguito di questi danneggiamenti. Vedete in che condizioni sono state ridotte delle parti, ecco, dei sanitari che sono qui in dotazione. Facciamo vedere anche nell'altra stanza, ecco qui vedete cosa troviamo a terra. Ecco. Insomma, facciamo vedere che proprio sono totalmente inutilizzabili le docce. E allora, qui siamo di fronte soltanto ad un atto di vandalismo, oppure sono state anche rubate rubinetterie sanitarie? Cioè, Mi dicono di no qua i custodi, ma semplicemente che rompendo le docce è uscita l'acqua perché non l'hanno chiusa e quindi diciamo tutta l'acqua se n'è andata via e quindi non ci sono possibilità di usufruire neanche per lavarsi le mani, voglio dire, perché non c'è qui acqua. intanto vi mostro la tensostruttura che nel corso degli anni è stata, ecco, sistemata, è stata realizzata una nuova tensostruttura proprio in sostituzione di quella, che Che è prima. durata 35 anni e quindi voglio dire è stato un beneficio per la nostra città, senza dubbio. Questa è carina, diciamo, come palestra, va bene. Alcamo è forse una delle città che ha più palestre in tutta la Sicilia. Io sono orgoglioso abbiamo più di 6 palestre e quindi voglio dire cercare di usufruirne sarebbe una cosa carina per poter poi poterci confrontare, organizzare squadre, atleti e quant'altro per cercare di di renderci utili nello sport per i nostri giovani. Sottolineo che non siete soltanto voi come società sportiva ad usufruire di queste strutture, ma vorrei mostrare a chi ci sta ascoltando anche che qui effettivamente per capire come ci si introduce in maniera del tutto, ci sembra, incontrollata all'interno di questi impianti. Qui, allora, intanto non è chiaro se effettivamente ci siano dei segni di effrazione, se siano state forzate le porte d'ingresso. Guardi, noi stiamo venendo ora che siamo quasi sera. Da stamattina cosa hanno scoperto? Non lo so, se ci sono state le forze dell'ordine, se hanno fatto denuncia, cose, non lo so. Quindi voglio dire, certamente che è la prima cosa che è quella di andare a fare la denuncia. Sicuramente il Comune sta seguendo una strada, ecco, per farsi valere sul piano, come dire, legale, ma questa non è la prima volta che purtroppo avvengono di questi inconvenienti qui ad Alcamo, non soltanto ad Alcamo, ma noi che ad Alcamo ci viviamo e ci lavoriamo, dobbiamo purtroppo sottolineare il perpetuarsi di queste situazioni che sono testimonianza. Sono danneggiamenti seriali a quanto sembra, perché è successo più di 6 mesi fa o forse 8 mesi fa per Sant'Ippolito, che dice che l'hanno distrutto. 3 mesi fa hanno distrutto l'altro spogliatoio qua di Via Verga,
e ora questo, quindi vuol dire che ci sarà qualcuno che, non lo so, c'è chi ci piace fare, dare fuoco e chi ci piace danneggiare, io o ci piace o ha questa malattia. Le forze dell'ordine che si diano da fare, ci diano delle spiegazioni, voglio dire, è veramente una cosa impressionante, cioè una cosa veramente, io da alcamese ne sono, mi vergogno, credetemi, è una cosa impressionante. Ecco, qui facciamo vedere anche l'altra struttura in cui avvengono le attività sportive ed effettivamente qui non mancano le possibilità di praticare lo sport, ma è chiaro che quando si hanno a disposizione questi impianti così importanti per il pubblico occorre che ci si adoperi per controllarli, quindi sorvegliarli adeguatamente e custodirli, fermo restando che è inqualificabile ciò che ci viene raccontato e che abbiamo potuto documentare con questo servizio filmato.